Vetri rotti, sacchi di sale antighiaccio strappati, ma anche computer devastati ed un tappeto di rifiuti sul pavimento. È questa la situazione alla stazione fantasma di Sansepolcro, ormai abbandonata da 2 anni, che è finita nuovamente nelle mire di una baby gang. L'assalto risale allo scorso venerdì, quando i vandali sono entrati in azione in pieno giorno, nel pomeriggio. Alcuni testimoni avrebbero visto infatti entrare nella sala macchine un gruppo di giovanissimi che si sarebbero poi accaniti contro tutto quello che è ancora rimasto nell'edificio ormai abbandonato da anni. Ogni tanto si passa, si vede i ragazzotti che fanno casino. Fino adesso erano solo verbali, insomma, musica che andava noi. E sembra che invece abbiamo fatto qualcos'altro. Un violento assalto, la banda infatti ha devastato tutto quello che si è trovata di fronte. Qualcuno ha addirittura sentito odore di bruciato proveniente proprio dalla stazione. È in un degrado vergognoso. Sarebbe bisogno di un intervento, qui ormai sono 2 anni di Insomma, questa ma situazione. soprattutto anche per chi vive qui vicino. Cioè noi ci si passa perché io abito qui vicino, tutto aperto. Immediata la denuncia che è stata presentata ai carabinieri della stazione di Sansepolcro. Si tratta dell'ennesimo assalto all'edificio abbandonato da 2 anni e che ormai è diventato una vera e propria stazione fantasma. Cioè, sono 4 anni che ho aperto e sono 4 anni che ci si batte. Basta, no? Tanto non c'è speranza. La questione è che non, le FCU sono umbre, cioè non è che c'è il campanilismo, ma a loro interessa la San Giustino in giù.